Mister, allora è tutto pronto per l'europeo? Sì, tutto pronto. Però a dir la verità manca una cosa. Che cosa manca, mister? Manca il tormentone. Ma in che senso il tormentone? Il tormentone che accompagna la nazionale. Ho dato mandato a 3 ragazzi molto bravi, i nuovi Backstreet Boys, e quindi siamo in buone mani. L'Italia segnerà agli europei. No, no, ragazzi, male, male, ferma tutto. Ma come male, Luca? Non va bene? No, ragazzi, fa schifo. Luca, per favore, un po' di rispetto però, eh? Stai parlando con 3 cantanti professionisti. Noi abbiamo venduto milioni di dischi, eh? Sì, vabbè, dai. Baila come il Papu, te lo ricordo. Disco di platino. La gang non si infama. Dai ragazzi, non la cantavate neanche voi. E a ballare fate pure schifo. Ascoltate me per piacere. Perché invece tu mi hai fatto un tormentore. Sentiamo l'espertone. Cannolloni, lucacioni, peperoni, Luca sei per me il numero uno. Ah già. Serve qualcosa come quel poporo popopo del 2006. Provate questa. Voglia d'estate, di sale, di mare, di un tormentone che ci faccia ballare. Una canzone per la nazionale che ti entra in testa come Zizou in finale. Forza Italia, faccio un gol, 2006, po-ro-po-po-po. O come le notti magiche potremmo fare, canta con me, con questa musica e vivi con me. Una notte fantastica ti fa con me e sentirai che canterà con noi. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Un coro azzurro. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Un coro azzurro. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Un coro azzurro. Bravissima, Noemi, un altro livello, devastante. Io non sono Noemi, sono Loredana Bertè. Accia, scusa Loredana, scusa che... Come hai fatto a non riconoscerla? Ma non c'aveva i capelli blu. Loredana perfetta, bravissima. Ora servirebbe però qualcosa per i giovani, qualcosa un po' di rap. Loredana, tu rappare? Certo, vengo dal quartiere, fino in nazionale, poi ti spacco il locale perché vengo il mondiale, troppo. Bella, eh? Bella. Io proverei però così. Ecco, bravo. È arrivato Lutfi! Che entra a gamba tesa, salta la difesa, palla sotto al set, al settimo della ripresa. Viviamo Italia per stare vicini, io faccio il mister se manca Mancini, come con Totti, Nesta e Maldini, tutti allo stadio a gridare impazziti. E forza azzurri qua, e forza azzurri là, l'Italia segnerà, ma state attenti al VAR. Lo scavino di Pelé, la rincorsa di Zazà, ma se non ti figo di solo a metà. Tutta l'Italia canta con me, con questa musica e vive con me. Una notte fantastica ti fa con me, al ritmo di musica e vivi con me. Questa notte fantastica. Oh yeah yeah, oh yeah yeah. Ragazzi, state facendo un tormentone senza di me? Ma voi siete pazzi? No, no, ma no, è un'altra cosa, è una cosa diversa. Baila come il Papu era meglio, però. Sono offeso. Comunque, serve un po' di romanticismo. Ho già parlato con Arisa. Dove volete andare senza di me? Arisa? Ma chi è? Se siamo uniti tutto il mondo ci vedrà come una squadra che non ha paura. E dal silenzio all'improvviso si alzerà un coro azzurro che canterà con noi. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah.
Forse sarebbe stato meglio chiamare i Backstreet Boys.